Ciao ragazzi, oggi andiamo a vedere come sostituire le lampade su questo tipo di fari aftermarket per Audi A38P. E andiamo ad installare la lampada a LED a casette al posto degli anabbaglianti, quindi sul faro lenticolare, quello più a sinistra vicino alla freccia. Per prima cosa dobbiamo rimuovere le 5 viti del coperchio posteriore, dove c'è pure la centralina, fate attenzione. Rimosse queste viti evidenziate in giallo in questo fotogramma, potete procedere a smontare la vostra lampada. In pratica dobbiamo togliere la molla che regge la lampada originale, staccare, tirar fuori la lampada, togliere la parte elettrica, il connettore che porta la corrente e andare a installare queste lampade qui a LED a casette. Da 36 watt, 72 totali, e l'unica differenza è che queste per il montaggio hanno bisogno dell'applicazione di questo coperchietto che sto togliendo, che vada a fare da fermo per il bulbo. Praticamente dobbiamo togliere la lampada originale ed inserire nella sede quel reggi bulbo di plastica, questo qui. Non ci sono possibilità di fare errori perché c'ha la sede proprio sua, vedete? C'ha quella tacchetta sopra. Andiamo a posizionarla al centro del portalampada e successivamente ad incastrare il fermo lampada con la molletta originale. Ovviamente farà un po' più di pressione la molla in quanto è più spesso questo portalampada, però ad ogni modo si aggancia lo stesso, vedete il gancio sinistro. A questo punto non bisogna far altro che montare la lampada facendo fare un quarto di giro verso destra. Adesso andiamo a trovare l'inclinazione giusta della lampada perché sta proprio borderline. Ecco, una volta inserita correttamente, come avete visto, con mezzo giro a destra la lampada è entrata nella sede. A questo punto bisogna riconnettere la parte elettrica. È importante richiudere bene il coperchio, onde evitare condense, eccetera, eccetera. E così avremo il nostro faro restyling per Audi A38P dal 2005 al 2009. E in descrizione vi lascio i dettagli e i riferimenti per l'acquisto del faro, del gruppo fanali, e lasciate un like e iscrivetevi al canale se il video vi è stato d'aiuto.